Io volevo farla la pausa. Ah, io sono a posto? Ah, ok, va bene. Allora, ciao a tutti, appunto sono Isotta, io sono stata invitata qui principalmente per parlarvi della mia esperienza in Messico come agricoltrice urbana. Nasco come giardiniera, ho fatto una scuola che si chiama da vivaista a Torino, e dopodiché mi sono trasferita in Toscana, dove ho lavorato in un vivaio, principalmente però era agricoltura tradizionale, industriale, pesticidi, convenzionale. Invece la parte più interessante, quindi tutto quello che so di agricoltura urbana, l'ho imparato vivendo a Città del Messico per 2 anni. Ho lavorato, collaborato all'inizio, poi è diventata anche proprio una vera professione, in uno dei vari orti comunitari che ci sono in città. Il mio è quello che vedete un po' male, che si chiamava Orto Romita. Era uno spazietto relativamente piccolo, solo di 80 metri quadrati, però come potete vedere gli spazi erano sfruttati al 100% e si producevano un sacco di cose, che poi sono le tecniche che impareremo durante questi giorni. Parlando un attimo del contesto, Città del Messico, come potete immaginare, è un posticino abbastanza complicato per vivere. Si tratta di più di 20 milioni di abitanti, c'è un traffico indecente, confusione, i trasporti pubblici saturati. È moltissimo stress comunque, perché anche solo per andare al lavoro è veramente un'avventura, e quindi in questo contesto difficile, ancora più difficile del nostro, di cui comunque ci lamentiamo parecchio, è nata questa rivoluzione verde. Quindi hanno iniziato ad aprire degli orti urbani anche sul modello newyorkese di San Francisco, dove si cerca di creare degli spazi completamente autogestiti, nel senso che qui dentro, in uno spazio piccolino come questo, si è completamente indipendenti, si produce cibo sano, locale. Si produce terra fertile attraverso la composta, che è quello che impareremo a fare in questi giorni. In Messico si fa una composta leggermente diversa da quello che ho visto qui in Italia, perché è una composta molto rapida, molto efficiente, cioè non è un immondizzaio. Bisogna fare qualche azione in più, però ci permette di avere in 3 mesi un bel preparato, quindi anche con 2 o 3 composte ci permette di avere tutto il tempo in dipendenza dal punto di vista dei trapianti, della produzione di semi. Poi c'è un discorso anche di sfruttamento totale di tutto quello che si può riciclare, e anche questa è una cosa molto importante, nel senso che anche nelle nostre vite personalmente a volte è un limite il fatto: no, devo andare a comprare il vaso, non ho la terra, non ho i semi, non c'ho voglia, non c'ho la macchina. E invece riusciremo a capire come fare con le cose che abbiamo in casa, senza muoverci da casa, e questo è anche molto importante. Mi piacerebbe anche parlare dell'importanza dell'orto comunitario a livello sociale, perché secondo me in questi progetti
più che la tecnica, perché ormai c'è anche fra di voi, sarà pieno di persone che sono già piuttosto esperte, ognuno ha la sua tecnica per seminare, ci sono marchingegni tecnologici, la permacultura ha tirato fuori un sacco di prodotti, però la cosa più importante è il fatto di creare una comunità, creare del lavoro di gruppo. A me personalmente ho scelto di fare questo lavoro nella vita perché mi rilassa un sacco, mi dà soddisfazione, arrivo sempre a casa rilassata, contenta, dormo bene, e anche per i ragazzi, gli adolescenti, comunque è un'attività divertente da fare. Io in Messico i ragazzini sono come noi, cioè nel senso hanno l'iPod, non è, però comunque vedrete che anche loro si prendono benissimo per queste cose, si divertono e quindi è un'attività rilassante, aiuta anche a misurare la capacità di frustrazione, la pazienza e quindi secondo me perché un orto comunitario trionfi a livello cittadino, più che la tecnica bisogna impegnarsi nel costruire un tessuto sociale, nel costruire collaborazione. Parlando più a fondo dell'orto, appunto come vi dicevo è nato nel 2007, la superficie è abbastanza piccola, infatti all'inizio erano solo 3 ragazze a occuparsi dell'orto. Loro hanno chiesto il permesso al comune per occupare questo spazio abbandonato. Anche voi volendo non avrete difficoltà in qualsiasi paese, in qualsiasi città, a trovare dei posti devastati dove sul cemento, dove nessuno fa niente. In questo caso era uno spazio che era crollato in seguito al terremoto dell'85. E quindi hanno chiesto il permesso al comune, parlando anche, ritornando al discorso dell'essere autogestiti e indipendenti, ovviamente non è così al 100%, nel senso che il comune ci deve dare il permesso di usare l'acqua. Quindi anche considerando che in agricoltura organica non si usa molta acqua, si usa quasi 75% in meno rispetto all'agricoltura industriale, però comunque c'è il vincolo con il comune dell'acqua. Qui non c'era la luce perché l'elettricità non serve, si lavorava finché si poteva e poi si andava a casa, quindi comunque non ha bisogno di grandi caratteristiche, a parte naturalmente la luce del sole. Quando ho iniziato a creare i contenitori e a lavorare sugli ortaggi è successo che le persone iniziavano ad avvicinarsi e a domandare ma che cosa fate, cosa succede e quindi c'è stato subito un grandissimo interesse da parte della gente del quartiere per questo progetto. Infatti si è creato una specie di club dove la gente andava liberamente ad aiutare le ore in cui poteva. E quindi man mano si è ampliato ed è diventato molto famoso nel quartiere, tanto che si è iniziato a costruire orti anche proprio negli edifici attorno. Quindi la gente principalmente andava all'orto per imparare, perché partivano da zero, cioè magari non sapevano neanche come si trapiantava una pianta o che cos'era un seme. Quindi principalmente l'orto è un centro dimostrativo di tecniche dove impari l'ABC e soprattutto è interessante
il fatto che non c'è un leader, cioè tu vieni, magari sei bravo in falegnameria e magari costruisci degli scaffali dove si possono mettere i semi, oppure tu sei più ferrato in idraulica e aiuti a fare un vaso con piante fitodepuranti, cioè ognuno entra e apporta il suo contributo. In questo caso vediamo un cortile di una casa dove siamo andati a fare l'orto. Questi due ragazzini avevano 16 anni, lui aveva un gemello e loro diciamo che erano i capi della situazione, gestivano l'orto tutto l'anno e insegnavano anche alle vecchiette, alle altre persone come cosa fare. Con loro il problema è che all'inizio devi comunque assisterli parecchio, perché comunque non sai neanche bene da dove cominciare, però in 2 mesi noi abbiamo iniziato ad andare solamente ogni 15 giorni a dare un'occhiata, a fare un po' di manutenzione con loro, però grazie a quest'orto mangiavano in 6 o 7 famiglie. Ma anche lì era sui meno di 100 metri quadri, era piccino, ma ci mangiavano, questa parte era di piante per terra, però c'erano anche delle camere di coltivazione che si vedono qui in fondo. Anche lì, queste camere, avevamo ricevuto un finanziamento molto importante dall'ambasciata del Canada e quindi loro sponsorizzavano una ditta che produceva queste strutture che sono molto comode, fatte di una specie di legno plastica, però insomma possiamo anche puntare al fai da te. Abbiamo visto con Marinella che anche facendole in legno normale si può usare l'aceto di lino per impermeabilizzarle, quindi comunque sono strutture semplicissime. Ce n'erano anche di più alte per gli anziani che non potevano piegarsi, quindi insomma si lavorava benissimo. Qua c'è un po' del raccolto. Quindi il fatto di invitare la comunità a partecipare, vi assicuro che viene da sé, cioè se voi iniziate a installare anche una struttura piccola vedrete che ogni giorno verranno persone a chiedere del perché, del per come, e principalmente potete anche iniziare solamente dalle vostre case. Ma l'obiettivo vero di questo corso è trovarci l'ultimo giorno a creare un piccolo orto dimostrativo. Lo faremo nella villa. Come si chiama la villa? Nella villa comunale. Sì, vediamo cosa dice il direttore. Però insomma ci proviamo, diciamo che sarà un allenamento. Se questo progetto vi appassiona potete cercare anche uno spazio definitivo comunque dove iniziare a lavorare, secondo me ce ne sono tanti, potremmo anche organizzare di fare un giro di perlustrazione. Quindi torniamo a Romita e iniziamo a vedere anche quest'orto è molto bello. Questo era un ex anfiteatro, qui come vedete hanno la delegazione messicana, comunque ha un sacco di questi mattoncini a disposizione con cui puoi fare anche gli orti a spirale.
quindi insomma bisogna andare a vedere un pochino che cosa ha a disposizione anche il comune, a seconda dei materiali, vedere quello che c'è a disposizione gratis. Ecco, qui in particolare si usavano tanto questi mattoni da edilizia. Cioè l'altezza della terra è solo quella che si vede? Sì, sì, in questo caso sì. Ce n'è, più o meno ce n'erano altri 15 sotto, cioè bastano 30 centimetri comunque. Per delimitare, per ordinare un pochino. Sì, sì, assolutamente. E poi più che altro per rialzare, cioè noi sul cemento comunque devi rialzare. 30 centimetri è proprio il minimo, però anche 50 è perfetto. Comunque il concetto è rialzarsi, perché qui abbiamo un esempio di orto a lasagna, quindi con la pacciamatura sopra. Questo spazio l'hanno tirato su in meno di 3 anni comunque. Il concetto è anche fare formazione, moltissima formazione a livello gratuito. Infatti io sono entrata a lavorare per il Romita grazie a un programma che si chiamava di apprendistato, che è un sistema che funziona molto bene, nel senso io vengo a lavorare per voi, vi offro mano d'opera gratis per un periodo di 6 mesi e in cambio ricevo formazione. Quindi c'è bisogno di gente che abbia voglia di insegnare dai semi alla composta, più o meno quello che farò io in questi giorni. Si invitano le persone esterne a partecipare e tu per primo migliori la tua formazione. Quindi un centro di interscambio. Io ad esempio ho fatto tutti i corsi che riguardavano i contenitori, ci sono un sacco di modi per riciclare materiali, per esempio il famoso vaso che si annaffia da solo, ora cerco una foto. Quello sì, serve oggi pomeriggio. Serve oggi, diciamo. Sì. Servono, lì mi abbiamo fatto vedere un po' di secchi. E ora c'è la foto. Allora, sono questi qua a sinistra, sono due vasi tipo per la vernice, messo uno sopra l'altro, collegati con un tubo di quelli che si usano normalmente per gli impianti idraulici, però noi magari, l'hai trovato bello rigido, comunque una volta imparato il concetto, il bello di questo mestiere è che puoi dare libero sfogo alla tua creatività, comunque c'è un tubo. In questo caso si vede qui in nero che era semplicemente di un vecchio impianto di irrigazione. E dentro c'è un vasetto dello yogurt con la pila vulcanica in mezzo che attira l'acqua verso l'alto e tu annaffi da quel tubicino e l'acqua ristagna sotto e per più o meno 4-5 giorni si è abbastanza indipendente. Qua in mezzo ci sono varie cose strane che proveremo a rifare anche noi. Un'altra cosa bella di questa camera di coltivazione è che è stata fatta appunto con l'orto, con la tecnica dell'orto a lasagna. Beh, lì nel caldissimo, caldissimo mai.
quindi la temperatura è un po' più gradevole. Poi l'orto in particolare era abbastanza ombreggiato, non da... crescevano comunque dei pomodori giganteschi, però non era proprio esposto 24 ore su 24, quindi in misura, ecco, da qui ci... Sì, considera che questi vasi che si annaffiano da soli non, magari non li usi per una lattuga, per delle piante che hanno bisogno, oppure per il basilico che è un po' capriccioso in fatto di acqua. Li usi per magari una lavanda o delle piante un pochino più rustiche, ecco. Non è una cosa che proprio dici vabbè, me ne vado, però aiuta, se te ne devi andare via per qualche giorno, aiuta. E c'erano, c'è anche un'altra, altre tecniche molto interessanti per il fatto dell'acqua che vi voglio fare vedere, ma che approfondiremo nei giorni successivi. Scusate. Vabbè, pazienza, per ora ve lo dico a voce. Chiudi. Chiudi e prima sì. Ecco. Ecco un altro trucchetto. Questi qua sono dei vasi di argilla. Faccia? Grazie. Sì, proprio sono ferratissima. Eccoli. Questi qua sono dei vasi d'argilla. Ora io non so se abbiamo qui in Puglia delle cose del genere. Beh, no, deve essere... Che cosa fa l'argilla? L'argilla permette all'acqua di uscire comunque lentamente e di mantenere l'umidità all'interno dei vasi. Quindi tu, per esempio, qui c'è un pneumatico con delle insalatine, viene piantato il vaso sotto, in questo caso ovviamente non era di queste dimensioni, era un pochino più piccolo, viene tappato e ogni volta che vai a annaffiare l'orto riempi anche sempre il vaso che c'è sotto, quindi non è che sostituisce l'irrigazione, però permette di tenere sempre un'umidità costante all'interno del terreno. Ma non è tanto il vaso? No. Si pianta dentro la terra. Sotto le piante? Sotto le piante, nel momento in cui prepari... il trapianti, oppure lo puoi aggiungere anche successivamente. Questo qua era piccolino, questi qua io ho trovato solo questi esempi di foto, sono veramente giganteschi. Può anche essere questa parte qua, può anche essere molto più larga, cioè di qualsiasi forma sono sempre idee per ottimizzare anche l'uso dell'acqua, per diminuire le irrigazioni. Allora, un'altra cosa di cui vi volevo parlare in questa introduzione è il discorso delle scuole, brevemente. Noi abbiamo praticamente, in sostanza, l'orto di per sé non ha un riscontro economico inizialmente, a parte la produzione che per personale che ti porti a casa è culturale. Diciamo che grazie alla presenza dell'orto comunitario poi si aprono mille progetti sociali che invece ti possono aiutare anche a portare a casa un po' di soldini.
Uno di questi, ad esempio, era la formazione all'interno delle scuole. In particolare noi abbiamo lavorato per due scuole che erano ebraiche. Loro effettivamente avevano a disposizione abbastanza fondi, quindi avevano comunque le camere di coltivazione più belle. Ogni aula della scuola aveva il suo piccolo orto e c'erano 3 ore addirittura a settimana dove si insegnava ai bambini come fare l'orto, ai bambini di tutte le età comunque, con attività diverse. Qui vedete che si cerca di farli mangiare la verdura, però è automatico che se già hanno fatto loro l'orto gli torna subito il piacere per mangiarla. E poi farli giocare con la verdura, per esempio qui si facevano delle stoffine colorate usando la barbabietola. Ora alla fine, ecco queste qua, si facevano delle stoffine. E mando la presentazione. Qua dentro in questo miscuglio c'era barbabietola, amore, quindi insomma a livello di formazione nelle scuole si può fare tantissimo, e anche a livello privato c'è moltissima gente che è interessata ad avere un orto in casa. Quindi anche la storia degli orti a domicilio a noi funzionava molto bene, ce n'è per tutti i gusti, quei vasi che si annaffiano da soli che avete visto prima, in Messico c'erano anche in commercio, erano abbastanza cari, però erano dei vasi rettangolari di plastica con dei piedi che erano bucati, quindi l'acqua rimaneva nelle zampe del vaso e il meccanismo era lo stesso. Però insomma possono trovare clienti che hanno voglia di qualche cosa più di design, oppure gente da cui vai con appunto i pneumatici o i secchi. Però insomma a partire dall'orto si creano molte relazioni, si possono fare molti progetti con l'esterno. Qua vabbè c'erano delle lezioni in aula proprio per le cose più basiche, come nasce il seme, e soprattutto si piantavano moltissimi girasoli, perché è una delle cose più facili da fare. Qui venivano usati i contenitori del latte per piantare appunto questi fiori. Mi piacerebbe approfondire un pochino la conoscenza con voi, se volete più o meno presentarvi, e vorrei sapere se avete già avuto a che fare con gli orti, che tipo di esperienza avete avuto, così iniziamo a conoscerci meglio. Chi inizia? Marinella. No, in realtà vabbè, io lavoro con Ciclo Cruze ormai da 8 anni e noi facciamo attività fondamentalmente escursionistica della Nazionale di Altamugia, e però un po' perché la nostra attività è limitata a una stagione, un po' perché poi durante l'inverno
curiosità, perché la mia storia, cioè la mia famiglia, non esistono contadini, quindi non c'è nessuno che mostra la terra. Non so da chi imparare. Portare il verde dentro la città. Sì. Qualcun altro che vuole presentarsi? Io sono Pietro Massà, sono tecnico del suono, mi occupo principalmente di musica e niente, con gli occhi e con la cultura non ho mai avuto niente a che fare. Appunto per questo mi conosce la materia, quindi vorrei trovare un'ignoranza relativa a quello, non so neanche che cosa sia. Ok. A casa hai un balcone, un terrazzo, hai uno spazietto? Sì, diciamo, è più una curiosità, non so se lo applicherò mai. Speriamo di farti venire la voglia, via. Mi ripeti il tuo nome? Io sono Adriano, Roberto Ritondo, e anch'io da qualche anno diciamo, sto approcciando un po' al mondo della permacultura e comunque delle culture agricole con Nicola, che è un'associazione con cui sempre che collaboriamo. Stiamo diciamo, avviando dei progetti appunto, diciamo, di permacultura, quindi di agricoltura, di tecniche alternative. Ok. Qui invece più sulle culture, quello sulla tecnica di cultura agricola. Avete un terreno? Abbiamo un posto. Abbiamo un polder da farci entrare. Ah, avete un posto. Allora, c'è una professoressa che gentilmente ha dato il suo giardino in concessione. C'è un povero giardino che stiamo cercando di diciamo, rianimarlo. Sì, vero che... Anche per quando sono tornato, ho trovato tutta la gente sul bus. È andata a vedere se si sta bene. Dove c'è la parte anche che ha spisato, quindi ci sono scusate qui, però è stato un primo risultato che ha fatto sì che si vede l'attaccamento comunque del ragazzo alla pianta che è coltivato e tra l'altro verbalmente l'amico che distrattamente ha calpestato una pianta.
bisogno di attività vere che gli possano veramente far capire nuove strade, diciamo, altri modi di vedere anche l'agricoltura stessa. Certo. Noi da piccolini parliamo con i nostri imprenditori e ci parlano di olive, ciliegie, mandorle e la cattedrale. Molto difficile dal punto di vista agricolo per mancanza di acqua e terreno che ha valori di sostanza organica sotto lo zero, probabilmente, quindi valori negativi. Abbiamo piante, diciamo, che ormai hanno un mese e mezzo, forse sono ancora così, quindi insomma con tutto l'aggiunta di compost, letame, sì, diciamo in... No, melanzane, anche i pomodori sono ancora così. Sì, no, insomma, è abbastanza difficile. Sì, e diciamo, anche collaborato all'avviamento anche di altri orti in terreni un po' più semplici, diciamo. Uno, diciamo, in un ottimo terreno che è andato benissimo, e un altro invece in condizioni climatiche abbastanza complicate. E quindi, diciamo, cerco di interessarmi di queste tecniche, in particolare per il nostro territorio, diciamo, la ridocoltura o comunque sistemi che possano far risparmiare moltissima acqua. Nicola? Stesso gruppo, quindi è inutile ripetere, cioè più o meno facciamo le stesse cose, solo che io in particolare mi concentro proprio sulle piante officinali aromatiche, quindi sia sulla coltivazione in sinergia con le piante orticole, sia poi trasformazione, quindi preparati e di tutto, dalle piante tintorie alle piante un po' di tutto. Studiamo per farlo. Una parte di... Sulle piante tintorie. Sì, con anche i fiori commestibili, quindi sarebbe bello se sì. Proviamo a fare qualche preparazione, magari con potete portare qualche pianta. Sì, sì, cerchiamo di fare qualcosa di pratico. Sì, sì, benissimo, mi fa piacere. Io sono Giorgio Gramegna, sono architetto e mi occupo di restauro con una particolare attenzione però alla bioedilizia, bioarchitettura e alla sostenibilità ambientale. Ho un orto sopraelevato fatto da me e dai miei figli. Un cassone in legno comodo, non molto grande, sono un sì, no, con tutto, non tutta terra, con gli igloo per alzare il livello, tutto in legno, sono 4 di 1 metro per 1,10 metri, da 2 anni con alterni successi, ma ci divertiamo. Il futuro, collaboro con l'associazione L'Oasi 2, una cooperativa sociale, che ora abbiamo costruito un centro di accoglienza per bambini vittime di tratta, e nel progetto ho previsto appunto un orto simile al mio, sopraelevato, per le attività con questi bambini. Io? Fuori Trani, sì, in una villa. Quindi sono 3 cassoni piccoli da 4. Poi magari lo possiamo vedere anche. Oppure veniamo. Oh, anche. Okay. Sul posto, magari. Grazie. Io sono Mimmo. Fino ad oggi non mi sono mai occupato di orti urbani, di questa tipologia di tematiche. Però la mia esigenza, insomma, di essere qui nasce dal fatto che il nostro territorio è completamente degradato e ha una serie di terreni abbandonati che potrebbero essere riutilizzati per questa tipologia di attività,
Io sono qui proprio per formarmi, per capirne qualcosa in più, e insomma per avviare questa nuova impresa, attività, avventura. Nei degradati l'orto, quello che chiamiamo lasagna, funziona proprio benone, cioè nel senso praticamente il suolo, se ci sono delle erbacce, le poche erbacce che ci sono, le calpesti, ma comunque quel poco che c'è lo lasci. E poi si lavora su una base di cartoni o vestiti usati o giornali. Quindi per quanto riguarda l'aridità o comunque il problema dei suoli morti, è pieno di soluzioni super economiche che vedremo. Mm-hmm. Ho avvicinato più o meno nel 2010 all'agricoltura sinergica dopo un viaggetto in Andalusia, dopodiché da circa un anno abbiamo realizzato, fai conto, 3 pancali di 6 metri in un giardino, quello che era il giardino della madre di un amico, e abbiamo sventrato un po' di prato inglese e le abbiamo fatto dei pancali e va avanti. Non siamo degli esperti, diciamo. Non siamo degli esperti, anzi io personalmente zero, però pian piano, un po' tramite queste attività, un po' internet o parlando con la gente, pian piano ci... Sì, facciamo compostaggio, cioè, è una roba veramente minima, cioè ci può veramente fare una cena ogni tanto, non c'è nulla di estremo come produzione. Però pian piano vogliamo, diciamo, togliergli tutto il resto del prato inglese e farlo tutto sinergico. Qualche foto ce l'ho, ma è veramente ciò succede. Sarebbe bello se le guardiamo, le possiamo commentare insieme. Internet là, giusto? Si può mettere la chiavetta. Ah sì, oppure andare direttamente, se avete delle pagine internet, addirittura le possiamo vedere. Sì, sì. Ciao, io sono Marco, mi occupo di energia e ambiente. Sto portando avanti un progetto sulla canapa qui a Trani, penso che l'anno prossimo forse coltiveremo 3 ettari a canapa per portare avanti anche il discorso alimentare, perché comunque dalla canapa si può fare l'alimentazione, si può sviluppare, siccome è un prodotto ad alti valori nutrizionali si possono sviluppare diversi prodotti, e comunque c'è un'associazione a Conversano che sta portando questo discorso avanti un po' per l'ambiente, un po' per l'economia e anche per l'uomo. Io mi occupo, diciamo, tra virgolette, di agricoltura da un bel po' di anni, l'ho fatto sempre su a casa, nei vasi, zucchine, angurie, insomma, mi sono sempre dedicato a questo discorso e fortunatamente quest'anno sono riuscito ad avere 300 metri di orto da potermi coltivare. Abbiamo cominciato con un po' di zucchine, insalata, il compostaggio ce lo facciamo noi e abbiamo cominciato a fare il recupero dell'acqua dall'umidità. Dall'aria. Ah, con quale sistema? Sistema della fossa a terra con il secchio posizionato sotto nel fosso e un cellofan sopra e una pietra, vabbè, appoggiata sul cellofan che dà la possibilità all'acqua di cadere nel secchio. Ovviamente nella terra, nel fosso, ci deve essere vegetazione che dà la possibilità all'umidità di crearsi. Tutto qua. Abbiamo cominciato con dei secchi a livello di esperimento, però ci sta andando bene, adesso dovremmo ampliare la cosa. Qua la volta. Parliamo con Ismael, che ha messo che... Sì, c'è un maestro in posta che verrà, cioè se viene vi insegnerà tutto riguardo all'acqua. Ciao, io sono Fabrizio. Diciamo più o meno dal periodo in cui hanno iniziato a interessarsi anche Filippo e Marinella a questi argomenti, ho scoperto finalmente come dare un nome a quello che facevo da quando avevo 5 anni e mettevo i fagioli nell'ovatta a germinare. Quindi pian piano mi hanno fatto capire che quello che facevo io era permacultura o era sinergico. Perché in realtà non avevo mai letto niente di Fukuoka o di altri luminari di questo tipo. Diciamo che ho sempre avuto la passione per le piante, per quelle da fiore prima ho iniziato, poi con la smania
collezionismo, quindi ho provato diversi sistemi in terra, in pieno suolo e fuori terra. Adesso principalmente, diciamo, concentro le collezioni, quelle praticamente di piante più ornamentali, fuori terra, perché anche se sono quasi 4 anni che si può dire che ho completamente abolito ogni tipo di presidio chimico, può capitare che usi magari dello zolfo o cose del genere, o sicloruro rameico, roba di questo tipo. Mentre ho un giardino che ho ormai, si può dire, in permacultura, frutticoltura, dove non posso coltivare ortaggi perché ho troppi alberi, quindi sto facendo il discorso degli ortaggi in vaso adesso, li sto portando sul terrazzo, in pratica, sto facendo questa cosa sul terrazzo. Insomma, quando mi hanno fatto vedere queste cose che non sapevo di essere, con Filippo e Marinella sono diventato una guida ambientale escursionistica, e sono cofondatore dell'associazione Anima Terre, facciamo dei corsi di orticoltura sinergica, partiamo dalle basi proprio perché quelli sono i fondamenti più delle volte sul come travasare anche una pianta, come prodursi i semenzali, perché produrseli magari, preferire produrseli piuttosto che comprarli in alvei di polistirolo. Quindi ci occupiamo di questo. In giardino anche da ormai sono quasi 4 anni anche con loro, 4 arnie, quindi ho le api. A maggiore garanzia del fatto che non uso niente tranne le imprecazioni, se va storto qualcosa, perché ci tengo a non ammazzarmele le mie api. No, più che altro mi hanno detto che alcune cose avevano già un nome. Adesso che quando hai descritto l'orto a lasagna, non sapevo che si chiamasse così, in realtà implementavo il cartone già da un po' di tempo. Con gli strati di cartone, sì. Stavo tentando di capire se ci fossero alcuni tipi di potenzialità anche con i funghi, però è un discorso un po' più complesso. Davide, perché i funghi tirano fuori anche, diciamo, altre sostanze. Carlo, che vedo giù, ma giovedì sta facendo un progetto di funghi cardocelli e fungicida che si chiama. Su cartone? No, su pezzi di legno di castagno. Ah, ok. No, io. Ci sono alcuni in India che fanno dei pleurotus sugli elenchi telefonici, solo che vengono uno spettacolo anche questi funghi, però si masticano anche l'inchiostro. Infatti non c'è E nulla, questa diciamo è la mia avventura, sempre in corso, perché non ho ovviamente intenzione di smettere, perché insieme a poche altre cose è uno dei miei motivi esistenziali, in pratica, cioè quello che mi piace fare. È questo, animaterre.it, date un'occhiata. Ciao. Sto facendo un orticello con della gente in... È addirittura al centro di salute mentale, un orticello sinergico. Stiamo portando avanti da otto. Forse adesso abbiamo una pausa d'arresto per l'estate, per il personale che manca, però da settembre che cominciamo. Caspita! Sono laureato in agraria, quindi da un annetto ho iniziato a gestire l'azienda familiare. Abbiamo un oliveto e un po' di cereali comunque. E vabbè, quindi sono qui sia un po' per interesse, anche per non so, motivi lavorativi. Insomma, ci ho già pensato comunque eventualmente ad avere un'attività che comunque si occupasse di verde urbano, sia a livello pubblico che privato. Quindi non so, l'idea del fuorisuolo è stato anche un argomento di tesi, quindi insomma sì, vabbè, comunque una tesi compilativa, quindi è stata più una ricerca, un approfondimento, perché comunque funziona bene o male così.
ed era sui sistemi fuori suolo, quindi sull'idroponica di alcune piante ornamentali. Quindi sono curioso di vedere anche, insomma, comunque c'è sempre stato all'università non l'ho mai presa tanto bene, perché comunque ha sempre spinto verso qualcosa di estremamente produttivo, controllato e controllabile, quindi volevo vedere anche se ci fossero delle alternative un po' più, come dire, facili da realizzare senza dover spendere o utilizzare tecnologie particolarmente. Io sono Manuela, da zero totale. Io mi occupo di danza, però in realtà è sempre per me è un discorso relativo al corpo in generale. Non mi sono mai sporcata le mani nella terra e più che altro ho proprio, per me è una questione proprio di qualità della vita. Cioè, in generale, non ho un pezzettino di terra, non ho esperienza, niente, è proprio un tabula rasa. E però ho trovato molto interessante. Proviamo, vediamo cosa. C'è una terrazza nella casa di. Ho un terrazzo, sì, che è più o meno di 50 metri quadri. E basta. Questo. Per cui. No, infatti, cioè, dopo tutti quanti super esperti. Di giocatori, però anche di persone che. C'è una persona X che si avvicina a questa cosa e la trovo molto interessante. Allora, sono Francesca, laureata in architettura, però diciamo, non mi sono mai occupata di questo ambito. Sono però molto interessata, diciamo, mi piacerebbe molto imparare a coltivare qualcosa da me, diciamo, sia sul terrazzo sia magari ho un piccolo terreno in campagna, un po' arido, quindi con degli alberi da frutto che non trattiamo mai con pesticidi, un po' lasciato a se stesso, quindi magari imparando nuove cose potrei portarlo avanti con tecniche semplici, diciamo, senza sostenibili con tutto. Ciao, sono Alessandro Procacci, sono architetto e mi piace molto la natura e anche, diciamo, se sono un architetto dovrei, diciamo, occuparmi di zone antropizzate, mi sento molto a mio agio quando sto, diciamo, nella natura e non ho esperienze di orti, vivo in città, ho dei balconi su cui curo poche piante, insomma, mi sto approcciando da un po' di tempo, insomma, mi interessando. E vorrei, insomma, capirne di più, soprattutto sulle tecniche. Ho sentito anche che nell'agricoltura organica, biologica, insomma, c'è bisogno di meno acqua, dicevi prima il 75%, e in un territorio come questo, insomma, dove c'è poca acqua, l'acqua è preziosa, e vorrei capire come. Quindi il fatto di coltivare in uno spazio piccolino permette che l'acqua che ci metti comunque rimane più facilmente senza disperdersi. Senza disperdersi. Mm-hmm. E inoltre vorrei, insomma, saperne di più anche sulle piante, erbe medicinali. Per la salute, per. Ok, grazie. Sì, diciamo, ne coltivo, ho piccole piante di rosmarino, menta, di girasoli, aloe, insomma. Ciao a tutti, io mi chiamo Rossella, anch'io non sono un'esperta della materia, però vorrei importare quello che ho qui a casa mia, quello che ho visto altrove in altre città. Io ho insegnato italiano in Marocco.
Ecco, presso due istituti agrari, ho collaborato con lo IAMB di Bari e quindi ho visto che realizzano delle cose meravigliose in quella terra. E poi sono reduce anche di 2 anni di lavoro e di vita in Spagna, a Barcellona, dove si sa è la patria degli orti urbani. Sono stata diretta, ho partecipato alle feste del barrio, del quartiere, quindi mi piacerebbe tantissimo importare anche qui un po' queste iniziative. Questo. No, di Molfetta. Sì. Ciao a tutti, sono Leo, svolgo l'attività di professionista come Geome. No, funziona. Non è per quello, non amplifica, è per lo streaming. Ah, ok, scusa. E quindi mi piacerebbe praticamente associare la tipologia di orto urbano o orto privato anche da un punto di vista professionale, inserendo queste tecniche nelle progettazioni private o anche a livello pubblico, visto che la nostra amministrazione comunale ultimamente sta incentivando questa tecnica da un punto di vista urbano, perché no, di Molfetta, noi siamo di Molfetta e... sì, infatti. Comitato di quartiere, hanno già provveduto a un orto urbano presso la sede del comune in zona periferica, e quindi stanno cercando attraverso gli istituti, partendo dalle scuole medie, incentivando questa tecnica, e mi piacerebbe aggregarmi o espandere questo tipo di conoscenza. Niente, a livello urbano, perché ci sono comunque molte zone degradate della nostra città che vogliono essere comunque riqualificate da un punto di vista urbano. Questo potrebbe essere un modo per appunto ripristinare ciò che è l'abbandono urbano della città, ridando il verde, oppure con queste tecniche di orti, attribuendo la responsabilità anche proprio ai condomini che ci abitano, come per esempio in Spagna fanno. I condomini alla fine coltivano gli orti all'interno di queste aree del cortile cittadino. Sì, invece di... Sì, infatti. Ci fai l'orto. Così, oppure lasciarlo così incolto. Sono a volte dei giardinetti inutili, perfettamente inutili, esatto, dove non possono neanche andarci a giocare i bambini, che però consumano un macello di acqua, invece di spazi ce n'è. Bisogna creare questi laboratori per espandere questa cultura che manca da noi, quando poi in altre città vedo che sono molto... c'è bisogno. Grazie. Ciao, io sono Anna. Io faccio parte di un'associazione cittadina che si chiama Comitato Bene Comune, praticamente faccio parte di un'associazione cittadina che si occupa, oltre ad occuparsi di istanze dal punto di vista ambientale, rifiuti, inquinamento, eccetera. Nell'ultimo periodo stiamo facendo anche una serie di incontri tematici con degli esperti nell'ambito di vari argomenti come transition, prout, decrescita, e quindi con l'idea poi un giorno, eventualmente dopo aver acquisito le conoscenze adeguate, di magari provare a realizzare un progetto sulla base di una di queste possibilità. Quindi anche questa per me può rappresentare una cosa che non conosco assolutamente, poi tra l'altro io sono curiosa e quindi mi fa piacere conoscere una cosa che non conosco per niente, quindi anche questa può risultare utile, anche questo per quanto riguarda i nostri progetti. Trani, sì. Grazie a te. Ciao, io sono Annalisa, sono di Andria, sono un architetto di professione
E niente, un po' l'obiettivo è un po' quello che ha detto lui, insomma, mi ricordo Leo. Così cercare insomma degli spazi nuovi, degli ambiti nuovi, poter come dire diffondere questa cultura, anche se sono sincera non so nulla, cioè le uniche piante che conosco sono quelle che ha mia madre sul balcone di casa, che sono più che altro piante ornamentali, lei sì che ha il pollice verde come si suol dire. Spero di imparare. Sì, cioè, sì. Anche per il risparmio energetico, certo, sì. Speriamo di poter apprendere. Ripeto, non conosco molto questo mondo, però ho visto fare, diciamo, nella mia famiglia, mia madre, insomma, è una che ha molto... rispetto e anche insomma ama proprio, quindi spero di imparare insomma cose nuove. Dici di qua che sarei abbastanza indipendente. Bene. Speravamo di evitarlo, però... Ah no, se non c'è voglia, tanto di sti giorni. Ah beh, perlomeno io sono qui un po' per curiosità. Non ho grande esperienza con piante, diciamo, con risultati, sì, ho giochicchiato un po' a fare qualche orticello, però niente di grande. Quindi sì, sono argomenti che più o meno ho già masticato, però un conto sono i libri, un conto è poi la pratica, quindi diciamo un'altra infarinatura, comunque... C'erano un paio di argomenti un po' più nuovi, tipo l'orto alla lasagna, l'ombricompost, eccetera. Quindi sono qui per imparare. Io sono Marina di Gravina e anch'io più o meno come Attilio sono... No, sono qui per curiosità, nel senso che non ho mai avuto un'esperienza particolare nel campo, cioè sì, mio padre ha la terra, ogni tanto vado lì, faccio qualche esperimento da mio padre sul balcone, dove capita, nelle murge, così, nel bosco, però non ho mai approfondito direttamente l'esperienza. Sono qui perché voglio apprendere nuove conoscenze per un progetto di autosufficienza, un progetto molto a lungo termine e molto ampio. Ma potrei anche non presentare? No, non prende, non si sente, no? Si sente? Si sente? Veramente? Ok. Ah, fantastico, grazie. Cioè, io sono appena arrivata, già mi dite. Allora, niente, io mi chiamo Celeste, sono anch'io architetto. Sono arrivata adesso, quindi non so che cosa vi siete detti e mi scuso per il ritardo perché ho avuto altre questioni lavorative. E sono molto interessata all'argomento, specialmente perché comunque è abbinato alla pratica e quindi sostanzialmente seminari o comunque conferenze che non abbiano l'aspetto tattile o comunque costruttivo delle cose non mi interessano. Quindi comunque questo è un argomento che si può abbinare tantissimo comunque al nostro settore, quindi dell'edilizia, e cerco sempre comunque di spingere i clienti illuminati verso la bioarchitettura, quindi ci provo da anni, ho seguito tanti seminari su questo argomento, quindi mi sembrava un giusto completamento della cosa. Grazie. A chi? Finito, ero l'ultima.